Ciao a tutti, sono Marta Suvi e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni di Screen Week rigorosamente senza spoiler. Se siete indecisi su cosa andare a vedere al cinema, tranquilli, ci pensiamo noi di Screen Week. E oggi vi parlerò di un film attesissimo. Sto parlando di Wonka, il prequel della fabbrica di cioccolato con Timothée Chalamet. Qualcuno di voi l'ha visto? Aspettavate di vederlo? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Prima di farlo però non dimenticate di cliccare sulla campanella qui sotto così da attivare le notifiche e non perdervi nessuno dei prossimi video di Screen Week. Però, tranquilli, perché tutte le rubriche di Screen Week sono disponibili in tanti formati diversi, come per esempio il formato podcast, e trovate il link su Spotify qui sotto. Inoltre, per non perdervi le altre news croccanti a tema cinema e serie TV, c'è anche Instagram e TikTok. Ma iniziamo subito a parlare di Wonka. Wonka racconta la storia prequel di Willy Wonka, prima che diventasse il più importante cioccolataio mondiale. Qui devo ancora arrivarci, devo ancora diventare un cioccolataio. Infatti va in un nuovo posto per tentare di vendere il suo cioccolato. Però scoprirà che ben presto è davvero facile farsi dei nemici, anche degli amici, ma soprattutto dei nemici. Riuscirà a realizzare il suo sogno? Oppure no? Lo scoprirete guardando il film, perché qui non si fanno spoiler. Ma iniziamo a parlare un pochino più nel dettaglio per quanto riguarda Wonka. Wonka è un film musical e già questo potrebbe essere un pochino divisivo. Ma l'informazione, secondo me, vitale da sapere prima di andare a vedere il film è che questo film ripensa, reimmagina sia la storia di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato in un prequel, ma anche il personaggio stesso. Se avete voglia di vedere esattamente il Willy Wonka di Johnny Depp o Gene Wilder che conoscete, non lo troverete qui, ma troverete un'altra storia che ha dei toni molto molto simili a un mix tra le atmosfere di Harry Potter e l'immaginazione di Tim Burton. Tutte le canzoni del film sono state tradotte in italiano, sono accessibili quindi a un pubblico anche più giovane. E a doppiare Timothée Chalamet c'è Alex Polidori, doppiatore e cantante che canta qui anche tutti i numeri musicali. Il film è molto carino, gradevole e estremamente colorato. Un po' un peccato che i personaggi secondari sono un po' troppo lasciati nell'oscurità, secondo me. Però ditemi voi cosa ne pensate. Fatemi sapere se avete visto Wonka e cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Prima di farlo però non dimenticate di cliccare qui sotto e seguire Screen Week su tutti i canali social. Inoltre, se volete ancora sentirmi parlare di cinema, io sono Barbie Xanax e mi trovate sul mio canale. Grazie mille per essere stati con me.